Ma guardi, io ufficialmente non ho avuto nessuna telefonata, diciamo così, dai vertici appunto dell'ASL, quindi questo è nato sicuramente da, come avete poi raccontato anche voi, da una esigenza vera, no? Quella che manca il personale medico, questo è, no? È un'esigenza vera e sicuramente all'interno della struttura questo si sente, no? Chi lavora sicuramente si sente. È uscito un articolo di giornale che però non riportava quello che insomma avrebbero dovuto dirci quantomeno, no? I vertici, diciamo così, di ASL, il direttore, ecco. E quindi c'è stato subito allarmismo e che ovviamente il punto di primo intervento a Cattolica è un servizio importante, quindi io mi sono preoccupata, ma al tempo stesso mi sono anche detta è impossibile che una cosa succeda così senza prima avere quantomeno, no, discusso, parlato, capito, ecco. Anche perché facendo una piccolo insomma ritorno indietro, lei sindaca solo poche settimane fa aveva avuto una rassicurazione, un incontro proprio con i vertici dell'azienda sanitaria locale, perché ricordiamo bene che insomma il patrimonio del Cervese è un patrimonio non solo tra l'altro per la comunità di Cattolica ma per tutto il territorio della zona sud, diciamo. Certo, lo ha avuto l'assessore Romeo. Che ah, ecco, l'assessore Romeo che è il vostro assessore della sanità. Certo. Alla sanità e quindi, anzi, noi abbiamo intenzione anche di chiedere di implementare alcuni servizi. Quindi, insomma, spiegata questa cosa, letta questa cosa, la prima lunedì mattina ho subito, anzi diciamo che già da domenica ho cominciato insomma a mettermi in contatto col dottor Carradori e con il dottor Barriero e quindi con loro ho parlato lunedì mattina, poi ci siamo sentiti lunedì mattina e poi lunedì pomeriggio e al momento la situazione rimane come quella attuale, cioè il servizio che viene prestato è come quello attuale, quindi anche la notte. E ovviamente il problema dei medici c'è e rimane, perché non è che noi possiamo far finta che sia, no, che non ci sia questo problema c'è e non c'è solo Cattolica, ma c'è purtroppo in tutta Italia e quindi è una situazione reale, però al momento il servizio di pronto intervento notturno all'ospedale Cervese rimarrà. E su questo noi continueremo comunque a dialogare e a capire come poter insomma anche in qualche modo garantirlo, perché per noi è fondamentale, cioè non è l'ospedale non è il Cervese l'ospedale solo di Cattolica, ma lo è anche di San Giovanni in Marignano. Non dimentichiamoci che in questo, diciamo così, in queste richieste anche il sindaco Morelli di San Giovanni in Marignano è con noi, perché comunque è un territorio unico, ma è l'ospedale anche della Valconca per certi versi. E poi c'è un'altra questione che è importante, cioè Cattolica in estate quadruplica la sua popolazione, quindi un centro di punto intervento soprattutto anche notturno è molto importante, quindi una città particolare da questo punto di vista. Assolutamente, sindaco, credo che sia importante insomma anche le rassicurazioni che le sono arrivate, perché insomma è vero che le cose possono evolvere, possono cambiare, però è anche fondamentale che una ASL, che sappiamo bene riguarda un territorio molto grande come ASL Romagna, abbia ben chiaro anche laddove sia importante non cedere di un millimetro, perché ci sono delle necessità. Poi è chiaro, c'è anche un potenziamento che può riguardare altre aree mediche che non necessariamente legato a questo, perché magari per altre aree mediche magari i medici ci sono, c'è la possibilità di implementare altri servizi, ecco. Però il depauperamento che potrebbe arrivare da un pronto intervento che viene chiuso per alcune ore, ma è evidente che la preoccupazione sale, perché sappiamo che cosa è successo a Sant'Arcangelo, come la comunità sant'arcangiolese cerchi di combattere per riavere insomma anche H24 comunque più tempo, e c'è una difficoltà strutturale, quella che raccontava lei. Poi è evidente, bisogna fare i salti mortali in tutto in questo periodo, speriamo che però anche questi richiami da parte dell'amministrazione possano essere utili a mantenere questo presidio, perché è così che fin quando resta, poi quando però viene tolto, ripristinarlo è ancora più complicato.
qualora venisse che... tolto, no? E poi riottenerlo, cioè poi è veramente una fatica, quindi bisogna gomiti larghi e cercare di mantenere questo presidio. Lei ha perfettamente ragione, noi lo abbiamo, cioè noi siamo qui perché i nostri cittadini abbiano dei servizi, ma non dei servizi di cui si può fare a meno, dei servizi importanti. Noi crediamo che la sanità territoriale, lo abbiamo visto anche durante questa pandemia, sia veramente importante. Cattolica ha già, fa parte già di un distretto, ha già dato, diciamo così, no? E in questo momento noi chiediamo che i servizi rimangano. C'è stato assicurato questo, c'è stata disponibilità, anzi c'è stata anche, diciamo così, c'è stata data anche l'opportunità di incontro e poi anche di, così, di parlare anche del futuro, in senso di come garantire, di come mantenere questi servizi e anche di parlare di altro, perché c'è poi anche tutta una medicina territoriale che merita anche questo, anche questo è un tema importante sul quale bisogna riflettere. E quindi insomma noi ci siamo in questo momento spesi in questo modo, ma devo dire che da parte del dottor, dottor Carradori mi è stato detto che insomma nulla era stato da loro stabilito e deciso, quindi è stato un po' così, diciamo, forse qualcuno si è sentito un po' come posso dire, di mettere in evidenza questo problema che in realtà esiste, che è quella della carenza dei medici. E questo ai noi sappiamo bene. Quindi grande attenzione, ma anche serenità nell'affrontare una situazione che al momento resta quella attuale. Possiamo rassicurare i cittadini, almeno per il momento. Sì, 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 possiamo rassicurarli. Ovviamente noi stiamo, insomma, teniamo l'attenzione dovuta, necessaria, però ecco, cerchiamo di non creare quelle situazioni di panico, però l'attenzione, la giusta attenzione credo che sia sempre quello è fondamentale. Possa dare una mano anche all'amministrazione.